Ciao ragazzi, allora nuovo video, questo sarà un nuovo video haul. Era da tantissimo tempo che non ne giravo uno, più o meno dal Black Friday, e siccome ho acquistato e ricevuto tantissime cose, non vedo l'ora di farvele vedere, soprattutto perché la maggior parte dei prodotti hanno buoni inci, ma allo stesso tempo sono prodotti davvero molto molto interessanti, ma comunque utili. Inizio subito da alcuni prodotti di abbigliamento che ho ricevuto dal sito New Chic, di cui naturalmente vi lascio il link nel box informazioni, di cui naturalmente troverete anche i link diretti a tutti i prodotti che vi faccio vedere. Questa maglia secondo me è uno dei best seller del sito stesso, la trovate proprio nel reparto abbigliamento fra la home, perché è veramente uno dei prodotti più acquistati e da cui sono rimasta molto molto colpita positivamente. È praticamente una maglia nera, questo tessuto che dovrebbe essere abbastanza sintetico, ma ha la particolarità di avere queste maniche con tutte queste rouge. Io devo dirvi che non so perché, anzi forse lo so e ve lo dico subito, ho preso una taglia un po' troppo grande. Infatti questa è una XXXL, che corrisponde a una 46 per capirci italiana, perché comunque pensavo che fosse più aderente. Invece ha un capo abbastanza svasato, sto vedendo che è cucito anche molto bene. Se col senno del poi, quindi se dovessi tornare indietro, prenderei una XL. Il secondo prodotto che ho sempre scelto dal sito è questa camicia bianca molto carina. Come vedete qui sul davanti ha questa traforatura che non è molto profonda, sono sincera, e l'ho scelta di tonalità bianca, però ha la particolarità di avere queste rose bellissime sia sul davanti che qui tutto sulla mani. Alcune non sono cucite abbastanza bene, però come capo è molto bello, ha tutti questi bottoni fino naturalmente qui sotto e ha la particolarità di essere più lunga sul dietro e più corta davanti. Di questa ho preso una sempre una doppia XL, ma credo sia un pochettino grande. Sicuramente anche qui, se tornassi indietro, prenderei semplicemente o una L o una XL. Sia questa comunque che l'altra, pensavo di utilizzarle entrambe proprio come tipo vestito, nel senso di mettere magari sotto un leggings molto attillato e delle scarpe alte. Infatti l'altra maglia, quella nera, con cui ormai sono entrata in fissa, penso che la utilizzerò proprio per Capodanno. E sempre dal sito New Chic, di cui ho visto che c'è anche l'app, ho preso questo set di pennelli che è molto completo. Me li aspettavo un pochettino più grandi, invece come vedete sono abbastanza piccolini. Hanno, diciamo, alcuni le setole degradé da bianche a marroni, mentre altri, come ad esempio questo, hanno tutte le setole completamente bianche. Questo potrebbe essere una cosa, diciamo, negativa, perché soprattutto se utilizzato per fondotinta, terra eccetera, sicuramente si macchieranno più facilmente. Comunque sono tutti arrivati, come potete vedere, ben incelofanati e impacchettati, e mi piace il fatto che in questo set ci sia questo pennello qui, che è quello, vedete, proprio per l'illuminante. L'ho bramato da tantissimo tempo e non mi vergogno a dirvi che l'ho preso solo per questo pennello, anche perché adesso toccandolo mi sembra anche molto morbido e quindi molto valido. L'ho già utilizzato una volta e mi è piaciuto tanto. Sono stata contenta che la spedizione è stata molto rapida tramite corriere TNT. Ero molto dubbiosa sulla spedizione perché pensavo che impiegasse più tempo. Verso la metà di dicembre, se mi seguite su Instagram già lo sapete, sono stata ad un matrimonio e avevo assolutamente necessità di una giacca nera. Io ne ho già una che utilizzo, diciamo, per lavoro, invece per appunto l'occasione di questo matrimonio ho acquistato questa giacca qui nera. Come vedete è abbastanza corta e ha la particolarità di avere questo bottoncino qui color oro e ha le maniche molto simili a quelle della maglia che vi ho fatto vedere prima, ma in questo caso anche la parte sotto è così con i volant. Sto provando poi ormai da quasi un mesetto questi nuovi prodotti di Bemakma Cosmetici e appunto non vedevo l'ora di parlarvi in un video, soprattutto per darvi per adesso le mie prime impressioni.
espressioni. Abbiamo il Bema Bioface Blue Defense, fluido anti-age multi protection, ed è praticamente una sorta di fluido siero anti-age da applicare sul viso prima di spalmare appunto la propria crema preferita. Come vedete, ha questa confezione così a pompetta, il fluido all'interno, come vedete, già l'ho utilizzato e lo vedo molto molto adatto soprattutto come base per il trucco, perché permette di far aggrappare meglio fondotinta, terra, cipri eccetera, e tutto rimane più compatto sul viso. Vedete proprio la pelle che è diversa. La profumazione è molto molto buona, contiene 30 ml di prodotto, ha un PAO di 6 mesi ed è naturalmente un prodotto biologico come tutta la linea Bema Cosmetici, ed è certificato ICEA. Da abbinare poi al fluid, sto provando ancora la crema anti-age multi protection, che praticamente è una crema a notte abbastanza ricca, ma non è di quelle troppo pesanti. Devo dirvi che questa crema rispetto al fluido l'ho provata un pochettino meno, perché sono stata subito incuriosita dal concept del prodotto precedente. Comunque è una crema anti-age, ingredienti ottimi, contiene 50 ml di prodotto e ha un PAO di 6 mesi, e come tutti i prodotti di Bema sono naturalmente made in Italy. Anche di questa la profumazione devo dirvi che è basica e molto molto buona. Devo dirvi che la linea Blue Defense mi ha colpito molto positivamente, soprattutto perché l'ho vista come un'innovazione. Infatti non avevo mai avuto l'opportunità di provare dei prodotti per il viso che difendono la nostra pelle dai raggi UV o comunque dalla luce blu degli schermi, dei dispositivi, PC, telefono, eccetera. Passiamo poi a degli acquisti, anzi ad un acquisto che ho fatto per la casa. Sono stata da per prendere qualcosa tipo per dei regali e ho trovato questo brucia essenze tutto completamente bianco con scritto love, in cui praticamente qui sotto si mette la candelina, qui sopra poi si fa sciogliere la propria candela preferita. Da Amazon ho poi ricevuto tantissimi, proprio tantissimi di questi glitter qui. E praticamente sono dei pottini, vedete, trasparenti con dei glitter super colorati all'interno. Ne abbiamo blu, verde, oro, bordeaux, argento, ramato, rosso. Sono davvero tantissimi, possono essere utilizzati sia sul viso, perché comunque sono polveri naturali al 100%, che sulle unghie, sul corpo eccetera. Passiamo a tutto ciò che ho acquistato da Lidl. Sono stata infatti proprio in questi giorni per fare un pochettino di spesa e ho ripreso il mio amatissimo Sien Anticellulite Oil Birk, che naturalmente è l'olio anticellulite alla betulla della Sien Nature, che mi piace tantissimo. Dovrebbe avere un prezzo di 4,99 euro. Io lo utilizzo dopo la doccia, quando ho ancora la pelle umida, per fare un bel massaggio anticellulite. Ancora da Lidl sono stata troppo incuriosita e mi sembra il mese scorso ho acquistato il profumo Aura Jolie. Ve ne ho già parlato in un video. Questo è un eau de parfum for woman, naturalmente donna, contiene 50 ml di prodotto, e se ve lo siete perso prendetelo assolutamente, perché è il dupe esatto di Lancôme La Vie est Belle. È un profumo buonissimo che io adoro, e soprattutto è strano che mi duri davvero tanto tanto sulla pelle, e la profumazione è proprio identica a quella di Lancôme. Ok, adesso finalmente posso dirlo: per Natale ho acquistato anche questo profumo sempre della Ghibellini Essence Acqua Fresh di Lidl, e questo praticamente è un eau de parfum for men, contiene 100 ml di prodotto ed è stato un regalo che io ho fatto per mio papà, perché so che a lui potrebbero piacere questi tipo di profumazioni. Infatti questo profumo, anche di questo ne ho parlato in un video, è il dupe di Acqua di Gio di Giorgio Armani. Visto che ultimamente mi sto sbizzarrendo con gli smalti semipermanenti, ho voluto provare un prodotto che sinceramente fino a qualche mese fa non avrei mai acquistato. Questo si chiama One Step Gel Nail Polish numero 19 Metropolitan Smalto Gel Lila Cosmetics. Praticamente questo è uno smalto per semipermanente, però one step, nel senso che si applica sulle dita solamente questo prodotto e si è fatto il proprio semipermanente. È una novità naturalmente di Lila. Come vi dicevo prima, sono
stata ad un matrimonio e praticamente sono uscita di casa senza mascara, perché tra la fretta, la mattina, una cosa e l'altra, l'ho dimenticato. E ho preso questo mascara di Bella Oggi che si chiama HD Mascara Allungante Alta Definizione, visto che ne ho sentito comunque parlare tantissimo. Questo è lo scovolino, quindi molto piccolo, che parte diciamo più cicciottoso e termina più a punta. Devo dirvi ragazzi che sì, mi piace, ma non tantissimo, non mi è piaciuto particolarmente. E a proposito di mascara, è da quest'estate che volevo dirvi che ho acquistato, quando è proprio uscito, che è entrato in promozione, il nuovo mascara di L'Oreal, che si chiama Paradise Exotic. È questo mascara, come vedete dal packaging, molto molto carino. Ha lo scovolino che è identico, o comunque molto simile a quello del Better Than Sex di Too Faced. E ragazze, a me sta piacendo tantissimo, da quando l'ho comprato, devo dirvi, l'ho utilizzato molto, anche se vedete mi succede che si deposita spesso del prodotto qui sopra e quindi ho dovuto ripulirlo varie volte, anche sprecando forse troppo prodotto. Ho iniziato a provare un prodotto che ho amato per tantissimo tempo ma che poi non ho più riacquistato, ossia l'olio di cocco. E sono stata spinta all'acquisto di questo olio vergine di cocco bio fior di loto perché l'ho trovato in promozione a tipo 4,90€ a Panorama. Ragazzi, io sinceramente non lo sto utilizzando per l'alimentazione ma come olio per il corpo o comunque come prodotto per un impacco pre-shampoo. Utilizzo sempre su capelli o su pelle umida e è un prodotto fantastico. La confezione contiene 180 grammi di prodotto e come vedete è puro, quindi solo olio di... ero poi a fare la spesa con mia mamma da Risparmio Casa e ho trovato questa linea di make up che si chiama Dreamland Milano e ho preso il loro rossetto liquido che è il numero 07, credo, Long Lasting. È questo colore bellissimo, è un rosa carne tendente al marroncino, molto molto carino. È comunque un colore nude, secondo me adatto per tutti i giorni. Vedete, è davvero stupendo. Sembra di averlo pagato 4,90€, insomma una cosa del genere. Non è un granché resistente alle bevande, comunque mi è piaciuto tantissimo. Avevo anche pensato di acquistare altri colori, però non è che mi piacessero tantissimo. Poi finalmente concludiamo in bellezza, in quanto è arrivato il mio Black Friday. Ho acquistato dal sito di Kylie Cosmetics. Questo infatti è il Kylie Jenner Matte Liquid Lipstick ed ho scelto il Dolce Kay. Infatti per il Black Friday, come vi dicevo, c'erano le spese di spedizione internazionali gratuite e quindi ne ho approfittato e ho scelto di prendere Dolce Kay perché, leggendo un po' i pareri su internet, ho visto che piaceva quasi a tutte e infatti è anche quello che ho su in questo momento. Allora, devo dirvi che per il prezzo che ha mi aspettavo un pochettino di più. Appena l'ho aperto ho sentito che il profumo è buonissimo. Lo scovolino, come vedete, è molto molto piccolo e quindi permette proprio di arrivare bene a tutti i lati della bocca. Il problema è che, secondo me, preleva troppo prodotto e quindi alcune volte devo stare a tirare e ritirare di modo che tutto quello che è uscito fuori si spalmi bene su tutte le labbra. Esiste alle bevande cibini, nel senso che appena mangio o bevo noto che si toglie soprattutto nella parte qui interna e all'inizio, quando è applicato, vedete, sembra molto molto lucido. In realtà dopo massimo 4-5 minuti diventa completamente matte e si stampa bene sulle labbra. Bene ragazze, con questo è tutto, spero che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando lasciatemi un bel pollice in supporto, fatemi sapere quale prodotto vi è piaciuto maggiormente, io vi mando un bacio grande, ricordatevi sempre di iscrivervi al canale e noi ci vediamo nel prossimo video, ciao!